Il movimento animalista è nato per la difesa e la tutela degli animali, ma parliamo di tutti gli animali, non solo degli animali d'affezione, perché in effetti per noi gli animali sono degli esseri senzienti, degli esseri che nutrono di sentimento come un essere umano. Quindi capiscono sia chiaramente il rapporto con l'uomo, ma soffrono anche, chiaramente hanno la stessa sofferenza di un essere umano. Quindi noi è nato questo movimento perché la tutela verso questi animali non, in questo momento non, loro non sono per niente tutelati con le leggi attuali vigenti che ci sono. Nonostante i nostri impegni sul territorio per cercare di far chiaramente la loro salvaguardia, nonostante io mi impegno personalmente, parlo di me personale, sono oltre 40 anni che faccio la tutela nel rispetto delle leggi dello Stato per la tutela degli animali, anche queste persone non hanno mai la giusta punizione. E quindi vogliamo che la legge riconosca a questi animali il loro diritto effettivo. Nello stesso momento ci sono varie iniziative, come quello che un animale detenuto in un'abitazione, detenuto presso le famiglie, diventano parte effettivamente del corpo, del nucleo familiare, perché molte famiglie affrontano molte spese e quindi non sono per niente riconosciute, a volte abbandonano gli animali anche in virtù per non avere più la possibilità di poter sopperire alle spese farmaceutiche, alle spese chiaramente veterinarie che bisogna dare verso queste. Quindi il nostro obiettivo è quello di far riconoscere l'animale anche come persona, cioè come nucleo, nel nucleo familiare. Queste sono varie iniziative, come quella chiaramente degli allevamenti intensivi, cioè quelli dove molti animali soffrono perché vengono messi in spazi molto ristretti che servono solo per la crescita e quindi non sono chiaramente il loro benessere, in quel caso non esiste. Molti animali vengono tenuti ancora fuori all'intemperie, cani legati a catena, quindi restano randaggi ancora sul territorio perché magari abbiamo i canili che sono pieni, sono strapieni, ma bisogna innanzitutto far sì che questi cani non vengano più abbandonati. Quindi l'abbandono dei cani è sempre in funzione ai controlli che non ci sono, che mancano, perché molte persone, ancora oggi noi teniamo un randagismo che fa paura, perché molte persone, i cani non sono per niente né microcippati, né vaccinati, né sterilizzati. Quindi c'è una legge molto ben precisa, abbiamo una legge regionale che è molto ben precisa, ma fino a questo momento non è per niente stata applicata da molti settori. Quindi noi chiediamo che effettivamente queste leggi vengono applicate realmente, che proprio per una tutela del randagismo che è molto fruente. Il randagismo in un cane randaggio su un territorio comunale, un gatto randaggio, molte volte spesso succede che possono deteriorare incidenti stradali, la salvaguardia dell'animale stesso che può morire. Questo sempre per il gusto dell'uomo che magari prende il cane da piccolo, lo porta in famiglia, poi dopo chiaramente lo abbandona perché magari finisce il giocattolo del bambino. E tutto questo non deve più avvenire. Quindi parlo questo per quanto riguarda i cani, i gatti, ma poi parliamo anche di allevamenti, sulla caccia, e tante altre cose, anche l'ambiente, perché l'ambiente quando non è tutelato e chiaramente non sono discariche, e noi abbiamo visto quest'anno con le tartarughe, le carrette, che in effetti molte tartarughe sono state riprese dal mare perché rischiavano di morire proprio perché avevano ingerito plastica. La plastica oggi, le persone abbandonano plastica dappertutto, quindi questo va a finire al mare. Il mare, le tartarughe le prendono come delle meduse, quindi le scambiano per una medusa, le inghiottano e poi sono
rischiano di morire. Quest'anno abbiamo recuperate parecchie con l'istituto, sono state recuperate molte di queste queste tartarughe carette, perché in effetti rischiavano di morire, che rimanevano sempre fuori dall'acqua perché non riuscivano più a riscendere proprio per l'incerimento della plastica. Siamo a Battipaglia con Stefania Greco, referente regionale del neonato a maggio 2017, Movimento Animalista. C'era bisogno di un movimento animalista, soprattutto nelle nostre zone? Esatto, era necessario costituire il primo partito politico animalista d'Italia, perché la necessità di tutelare gli animali è sentita non solo a livello nazionale ma ancora più a livello regionale. La Campania ha visto in tutta la regione dei episodi cruenti che riguardano i nostri amici a quattro zampe, l'uccisione di cagnolini, l'ultima è quella dell'impiccagione di alcuni cani in un piccolo paese in provincia di Salerno, per cui il movimento ha ritenuto opportuno costituirsi politicamente per poter, come primo obiettivo, portare in Parlamento delle leggi più severe per chi maltratta e uccide gli animali. Quali sono i punti essenziali del suo programma? Perché io so che abbiamo anche assistito alla conferenza stampa, che ci saranno anche altre attività. Allora, i punti principali sono naturalmente delle leggi che siano più efficaci e a tutela degli animali, ma il movimento animalista spazia a 360 gradi su tutte le tematiche più impellenti e più importanti della nostra nazione, come l'ambiente, la sicurezza, il fisco, una detassazione che consenta alle famiglie meno abbienti. Ricordiamoci che esistono più di 4.700.000 poveri in Italia. Curare gli animali vuol dire anche curare le persone, i cittadini italiani. C'è la polemica magari anche da parte dei media, dei social network tipo Facebook, per quanto riguarda il dare da mangiare ai barboni e invece il curare gli animali. Esatto, il movimento animalista, noi in effetti non badiamo tanto alle polemiche sui social, preferiamo fare i fatti, per cui il movimento animalista non è a favore dell'accattonaggio con l'utilizzo degli animali. Porteremo in tutti i comuni un nostro programma a tutela degli animali, un regolamento a tutela degli animali per costringere i sindaci a vietare l'accattonaggio con i nostri amici a quattro zampe. Ultima domanda, come tutelare anche la fauna selvatica e le specie esotiche? Allora, il movimento animalista ha al proprio interno una task force di persone competenti e professionisti proprio del settore. Con noi, per quanto riguarda la regione Campania, ha un vice regionale che è caponucleo EMPA, oltre che un responsabile provinciale, un medico veterinario, il dottore Giovanni Ferrara, che è specializzato anche lui come referente scientifico sia dell'EMPA ma anche del movimento animalista, proprio per tutte le specie esotiche. Noi tuteliamo tutti gli animali, siamo a favore della vita, consideriamo solamente i cani e gatti, che sono i nostri animali più vicini anche alla popolazione, e considerate che il numero delle famiglie italiane che hanno nel proprio nucleo familiare anche un cane e un gatto è sempre di più in aumento. Ma è normale che il movimento considererà tutte le specie umane.